Nuovo appuntamento con Vicinanze Artistiche, il ciclo di incontri promosso dalla Leo Galleries per dialogare con artisti ed esperti. Ospite di oggi è lo scultore Willy Verdiner, che salutiamo. Com'è Salve. iniziata la tua carriera artistica? Con quali motivazioni ti sei avvicinato al mondo dell'arte? Io appunto sono nato, cioè vivo in Val Gardena, Ortisei. Val Gardena è una zona molto nota per la scultura in legno, più che altro per le chiese. Insomma, è una tradizione che è già 200-300 anni. Sono arrivato in un laboratorio tradizionale a fare insomma la gavetta da zero dopo la scuola. Dopo la scuola, dopo l'istituto. Imparato il mestiere, mi sono messo in proprio e diversi anni ho lavorato anch'io come commissioni per le chiese. Ho fatto questo per una ventina di anni, o 10-15 anni, però nel frattempo ho sempre fatto i miei lavori, più che altro rubavo del tempo e insomma. Non ero contento col mio lavoro, cioè mi mancava la creatività e mi mancava anche la libertà del lavoro. Mi ricordo, ho fatto una delle prime mostre personali a Bolzano e lì non so perché mi è venuta così una sensazione, una idea, ce la fa. Io voglio provare a vivere. O comunque a fare a tempo pieno arte. Ho anche avuto forse un po' la fortuna che appunto 15-20 anni fa c'era questo rinascere del figurativo, di un diverso figurativo, perché quando io studiavo era almeno nelle fiere, comunque tutto in giro era solo l'informale, e io ho avuto un po' fortuna di arrivare in un periodo dove il mio lavoro veniva anche apprezzato nel campo dell'arte. Quali sono le tematiche che ti sono sempre state care o che comunque hanno seguito quasi sempre il percorso della tua carriera artistica? Specialmente il rapporto tra uomo e la natura. Se vivessi in una città, penso farei lavori diversi, ma sono molto a contatto con la natura e almeno qui in questa zona la natura è ancora abbastanza incontaminata e è ancora anche forte, la sua presenza è ancora molto forte. Riesci ancora a ispirarti la natura anche adesso, anche in questo momento dove sembra che ci sia come una sorta di ribellione della natura stessa contro l'uomo? All'inizio avevo sì, appunto questo rapporto con la natura ho sempre avuto, ma specialmente negli ultimi anni ho portato alla luce, o comunque era anche nell'aria, il problema anche dell'ecologia, il problema, insomma, il maggior problema che abbiamo oggigiorno, insomma, lo sfruttamento della natura, la natura che viene contaminata, insomma, tutto quel discorso. Adesso a cosa stai lavorando? Quali sono i tuoi ultimi lavori? Stranamente, mi converrebbe adesso cavalcare l'onda ecologica nell'arte, ma un po' perché vedevo che mi ripetevo, insomma, non ero più tanto contento. E un po' perché non volevo avere anche l'etichetta dell'artista, per così dire, ecologista. Nell'ultimo anno, cioè, ho fatto diverse ricerche e sono arrivato a una tematica per me nuova, una tematica partendo da un libro. Questo libro in italiano si chiama Il gioco del mondo, ma l'originale si chiama Rayuela, che sarebbe insomma, in Italia si chiama Il gioco del mondo. È un libro pubblicato nel
nel 1973 da Giulio Cortazar. Questo libro, almeno io non lo conoscevo, mi è venuto tra le mani per caso. Questo libro è considerato come un romanzo, uno dei più influenti romanzi della letteratura latinoamericana contemporanea. Ho preso, perché mi interessavano certi contenuti del libro, ma mi interessava anche appunto il lato, il gioco come questo gioco del mondo, come una metafora della vita, insomma, che ognuno di noi ha questa voglia di trovare o di riuscirci a vivere autenticamente, insomma, di essere realizzato, forse non è la parola giusta. Appunto, è in questo gioco, specialmente nel gioco spagnolo, nel nome spagnolo, il primo tassello si chiama Tierra, e l'ultimo si chiama Cielo, e si fa questi saltelli da un quadretto all'altro. Sì, appunto, è un po' una metafora della vita. Ho preso punto appunto da questo libro, e ho creato, insomma, opere nuove per una mostra che era l'anno scorso a settembre a Tel Aviv. Insomma, sono partito per questa mostra con questa tematica nuova, e penso che lavorerò ancora un po' di tempo su questa tematica. Arriverà anche in Italia questa mostra? Arriverà anche in Italia, perché adesso non so perché faccio a settembre una mostra a Trento, anche molto ampia, su questa tematica. E penso anche, forse se il tempo e il virus ce lo fa fare, penso arriverò anche a Monza. Quali nuovi spunti potrebbe darti questo nuovo filone che stai intraprendendo? Quando lavoravo nel tema uomo e natura, appunto, dopo un po' di tempo si ripete, comunque si lavora con certe tematiche e certi oggetti, o anche esteticamente certe soluzioni, mentre con questo nuovo tema è per quello che mi piace ogni tanto cambiare il tema, perché si approda a nuove forme, esteticamente arrivano altre soluzioni. E anche altre tematiche, proprio altre tematiche della vita dell'uomo, insomma, quello che fa parte di noi stessi, insomma. È sempre una casualità l'ispirazione. Sì, da me sì, da me sì. Ma forse almeno io lo vedo una casualità. Una casualità che forse nell'inconscio, o almeno in me più profondo del stesso, già prima si faceva queste ricerche, o comunque si cercava qualcosa di nuovo, e quando trovi è come andare nel buio, e quando trovi un appiglio che ti dà fiducia, che ti mostra una strada, insomma. Poi ti aprono porte veramente che neanche noi stessi lo si poteva programmare, insomma. Se trovo una tematica nuova, che è importante che la tematica, appunto, si apre come un albero che cresce, che all'inizio è come un ceppo, e poi ci sono diversi rami, e vedi che ci sono mille possibilità di variazione, di idee, di nuovi approcci, e quello è veramente importante in questa nuova tematica, almeno come io la chiamo Rayuela.
visto che mi si aprono diverse strade, insomma.